Orietta Berti Shock, mio marito mi ha abbandonata. L'opinionista del GF VIP Orietta Berti, in una delle sue ultime ospitate a Che Tempo Che Fa, ha svelato un curioso retroscena sul marito Osvaldo Paterlini. I due sono sposati da ben 55 anni. Si può ben dire che siano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. I due si sono sposati il 14 marzo del 1967 e dalla loro unione sono nati due figli, Omar e Otis. L'amore tra Orietta e Osvaldo è durato nel tempo, anche se nel corso di tutti questi anni, la cantante è sempre stata restia a parlare della sua vita privata. Solo ora si viene a sapere un'incredibile retroscena su Osvaldo. La cantante, di fronte a Fabio Fazio, ha raccontato che un giorno il marito l'avrebbe abbandonata in autogrill. Proprio così, il marito non si era accorto che la moglie era scesa dall'auto per andare in bagno. Lui, dopo aver fatto benzina, è risalito credendo che lei stesse ancora dormendo sul sedile posteriore ed è ripartito. Insomma, il buon Osvaldo si è scordato la nostra Orietta in autogrill. Da quel giorno, ha riferito la cantante, porta sempre con sé un fischietto. Giusto per non essere dimenticata un'altra volta. Un racconto che ha dell'incredibile. Ora la nostra Orietta lo racconta con il sorriso sulle labbra, ma di certo non deve essere stato piacevole essere dimenticata in autogrill dal proprio marito. Comunque sia, la cantante non perde mai il buon umore. Ha una lunghissima carriera alle spalle, durante la quale ha venduto oltre 16 milioni di dischi. Ha collezionato 5 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento. È conosciuta non solo in Italia, ma in tutto il mondo, dalla Spagna, alla Francia, alla Grecia, senza dimenticare gli Stati Uniti, il Brasile e l'Argentina. Insomma, un artista a tutto tondo e che in questi ultimi anni ha saputo reinventarsi. Come non ricordare il tormentone 1000 cantato con Achille Lauro e Fedez. Classe 1943, Orietta è nata a Cavriago in provincia di Reggio Emilia. Ha debuttato nel mondo della musica nel 1961. Ha all'attivo ben 11 partecipazioni al Festival di Sanremo, tanto che viene soprannominata la Signora del Festival. L'ultima sua partecipazione a Sanremo è stata nel 2021, dove non ha avuto paura di confrontarsi con ragazzi più giovani. Non tutti lo sanno, ma la nostra Orietta è stata anche attrice. Ha lavorato con Ettore Scola e Paolo Villaggio. Nel 2022, prima di vederla al GF VIP, ha preso parte alla docuserie Quelle brave ragazze, con Mara Maionchi e Sandra Milo. Cos'altro dire su Orietta? Speriamo che il buon Osvaldo non la dimentichi di nuovo in autogrill. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.